Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parliamo di bacchette che cadono. Vi è mai capitato che vi cada una bacchetta mentre suonate? Anche a me, adesso per fortuna succede un po' meno, ma una volta mi succedeva molto molto spesso. Oggi capiamo il perché cadono e come cercare di salvarsi la vita se ci capita live. Come al solito, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, eccetera, eccetera, i social e tutto. Iscrivetevi al sito Castube. Raga, è una figata. Quindi andate a leggere gli articoli e... Allora, c'è principalmente un motivo perché cadono le bacchette. Poi, in generale, le bacchette possono cadere. Se ci cade una bacchetta ogni tanto, vabbè, fa niente. Basta non cada ogni 10 minuti che suoniamo. Però, principalmente, le bacchette cadono per una questione tecnica. Nel senso, proprio la tecnica che abbiamo noi nelle mani. In pratica, più abbiamo tecnica e più abbiamo la tecnica nel modo giusto e prendiamo le bacchette nel modo giusto, meglio è. Però, se non tolgo la cordiera, io parlo e sento... Non ho ancora imparato dopo 4 mesi di video, cacchio. Quindi la cosa importante che vi consiglio è di studiare bene sta cacchio di tecnica. Per prima cosa potreste andare sulla playlist mia, BadTube, in cui faccio un video a settimana riguardante la tecnica. Poi, comunque, a parte tutto, non bisogna mai pensare cacchio mi cadono le bacchette, quindi devo stare attento, devo tenere le bacchette belle strette così non mi cadono. Questo non fatelo mai. Voi dovete suonare sempre come siete abituati. Il fatto di studiare la tecnica non è che oggi studiamo la tecnica, domani studiamo la tecnica, dopodomani siamo a posto, non abbiamo più nessun problema. No, dopodomani avremo la tecnica più o meno sempre come quella di oggi, magari un pochettino meglio, però continuiamo a suonare come sappiamo. Poi dopo una settimana, un mese, sei mesi che studieranno la tecnica, allora vedrete che pian pianino, acquisendo il controllo delle mani, allora anche le bacchette cadranno meno. Detto questo, comunque oggi voglio farvi vedere un esercizio che mi aveva lasciato il mio primo insegnante, che ringrazio ancora adesso, perché grazie a lui ho imparato le prime cose sulla batteria, comunque mi ha fatto appassionare a questo strumento, ed è Renzo Coniglio. Come funziona questo esercizio, tra virgolette? In pratica, quando ci cade una bacchetta, cosa succede? Rimaniamo con una bacchetta. O ci va di fortuna che ci cade ma rimane qui, quindi riusciamo a prendere al volo, ma capita una volta ogni mille. Oppure rimaniamo solamente con una bacchetta. Quindi noi stiamo facendo il nostro bel groove. E a un certo punto, come per magia, ci ritroviamo così, con una bacchetta sola. Questo mio insegnante una volta è arrivato e mi ha detto: vabbè, ma quando ti succede così devi fare il ritmo con una mano sola. Io avevo cominciato a studiare batteria da un anno e l'ho guardato tipo così. E ho detto: come faccio a fare un ritmo con una mano sola? E lui mi ha detto: dovrai fare così. La cosa da fare per abituarsi a questi inconvenienti, che se non capitano è meglio, ma possono capitare, è suonare un ritmo, tipo quello che ho suonato adesso. Suonarlo solo con la mano destra, poi cercarlo di suonare solo con la mano sinistra. Perché ovviamente possono cadere una o l'altra bacchetta. Se vi cadono tutte e due... La cosa da fare importante è cercare di mantenere sempre lo stesso feeling, lo stesso portamento, ed è una cosa veramente difficile. Però fin qua tutto a posto. Il problema è quando andiamo a suonare dei groove più difficili. A me una volta è capitato di perdere una bacchetta quando stavo facendo questo. È un problema perché fare questo ma veloce è dura, già è dura così. Pensate, suonando quando vi cade una bacchetta che dite: che cacchio sta succedendo, dovete ancora pensare. In questo caso dobbiamo andare a semplificare il groove, e vi dico: fate questo esercizio perché se voi vi abituate a semplificare il groove, appena vi cade la bacchetta avete già in testa più o meno quello che potete fare con una mano sola. Quindi possiamo fare oppure tenere sempre tre colpi quando possiamo. Ovviamente con la sinistra è un po' più difficile, quindi al massimo se vi cade la bacchetta destra potete semplificarlo tantissimo di sinistra. Ma l'importante è che andiate sempre avanti, anche se voi avete questo groove qua e voi lo fate così,
Va bene lo stesso, semplificatelo quanto volete, l'importante è che riusciate a portare a casa la canzone. Poi, ovviamente, io vi sto dicendo di cercare di semplificarlo, mantenere l'essenza del ritmo, diciamo, perché ovviamente rimane più bello, si vede meno che state sbagliando. Quindi provate a fare un groove e poi cercate di farlo il più simile possibile, cercate di portarlo a casa il meglio possibile questo groove. Dato che intanto vi ho detto di sbagliare il meno possibile, c'è una cosa che vi devo dire. Miles Davis, conoscete? Diceva: se tu sbagli in un punto della canzone, la volta dopo che sarai di nuovo in quel punto della canzone, ad esempio se tu sbagli nel ritornello, la prossima volta che arrivi al ritornello sbaglia di nuovo nello stesso modo, così sembra fatto apposta. Quindi se noi stiamo suonando una canzone, arriviamo al ritornello e ci scappa la bacchetta, e un colpo di rullante non viene, il prossimo ritornello cosa faremo? In questo modo la cosa sembrerà voluta. Ah, ovviamente, mi sono dimenticato di dirvelo prima, ma se voi fate un groove con delle ghost, chi se ne frega, cercate di cogliere le cose più importanti del ritmo, eh. L'ultimo consiglio che vi do, soprattutto per i live, ragazzi, se sbagliamo in saletta mentre studiamo, vabbè. Però il consiglio che vi do live è di prendervi questo aggeggio qua. Questo qua è una cosa da attaccare sul Charleston, adesso vi faccio vedere. Questo lo potete attaccare qui, subito sotto il vostro Charleston, attaccandolo ovviamente all'asta, e potete infilare le bacchette qui dentro. Ce ne stanno fino a 4, io di solito ne metto solo 2. Però vabbè, anche perché se ne perdete già 2 in una canzone non è male. E siete pronti per prendere la bacchetta subito nel caso in cui vi cada. Questa cosa ve l'avevo già detta in un altro video in effetti, ma meglio dirla 2 volte che niente. Dall'altra parte ovviamente mettetevi ad esempio una borsa delle bacchette, qualcosa, tanto di solito le borse delle bacchette qui hanno i ganci che potete attaccare tranquillamente al timpano, così non avete problemi mai, perché se vi cade la vostra bacchetta a destra avete la borsa delle bacchette alla vostra destra, se vi cade la bacchetta a sinistra avete questo porta bacchette, diciamo, attaccato al Charleston, e quindi potete prendere le bacchette con la vostra mano sinistra. Il video anche oggi è finito, mi auguro non vi cadano mai più delle bacchette, ma se dovesse capitare spero di avervi dato alcuni consigli utili. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto ovviamente cliccate mi piace, se vi interessa andate sul sito Castro a leggere l'articolo, tanto trovate il link qui sotto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!